Allora, vi raccontiamo una storia. E alla fine ci dici se credi ancora nell'anima gemella oppure no. Mi ricordo, avevamo organizzato proprio un pranzo qua. Con quattro nostri amici? Con quattro nostri amici. Ciao! Belle! Loro sono Dario e Matteo. E loro sono Chiara e Giulia. Ciao. 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 Un semplice pranzo tra amici e casualmente ci sono quattro singoli. Perché noi passiamo tutta la vita a dire ma chissà che cosa sarebbe successo, sì. Come si chiama il cane? Andiamo. Mettiamo conto che tu hai un cane che si chiama Nana. Tu le dici andiamo Nana, andiamo. È più rapido, è più veloce. Non osi immaginare come chiamerai tuo figlio. Mare o montagna? Che domande mi fai, ma mare? Io al mare dopo 5 minuti mi rompo. Ma perché non leggi i libri giusti? Ecco perché. Questo è il motivo. Tutto questo ogni tanto non ti annoia? Tu mi scrivi in chat, io ti rispondo. Ma non è più semplice conoscere uno e dirgli mi piaci? Ok, da mesi che ci proviamo. Giulia, sei incinta? Infatti non volevo dirtelo al telefono. Cosa ne pensi di Andrea? No, dai, Andrea no. Serve qualcosa di più originale, tipo Vega. Come la stella. Uno lo chiamiamo Bruce. Sì. In onore di Bruce Willis. Perfetto. Non ci sono state proprio altre donne. Solo tu. Quando tu sei dentro una relazione, cambi. Quindi tutte le altre possibilità semplicemente smettono di esistere, no? Tu non ti sei stufato di questa cosa? Mi scrivi, andiamo a cena, poi sali, vieni da me. E poi? No, io voglio il dopo, capito? Le coccole, il divano, voglio il dopo, capito?